che accolto San Giorgio, consigliere Campisi, prego. Grazie Presidente. Allora, il sottoscritto consigliere comunale, senza l'articolo 15 del vigente regolamento comunale, premesso che l'assessorato del Dipartimento dell'Acqua e del Rifiuto autorizzato a conferimento presso la discarica della Sicula dei Trasporti di Grotto San Giorgio, sita nel nostro comune di ulteriori 160 tonnellate di rifiuti provenienti da comuni lontanissimi dal nostro territorio per un periodo indefinito. Che Lentini, considerato che Lentini ha già dato in termini di discarica e quant'altro, la quale ha prodotto pesantissime conseguenze per la salute dei cittadini del Genese, non solo, facendoci diventare in pratica una discarica più grande della Sicilia. Rilevato che già da molto tempo l'intera cittadinanza del Genese aspetta la chiusura della discarica per la reale politica del territorio su cui essa insiste, cosa che stante l'autorizzazione concessa nei giorni scorsi sarà quantomeno rinviata. Per questi motivi, il sottoscritto consigliere comunale interroga e chiede, sottoscritto al signor Sindaco, come intende affrontare la importantissima questione e quale azione concreta, in accordo con l'intero consiglio comunale, la cittadinanza tutta, intende intraprendere affinché al nostro territorio abbiamo finalmente consentito di vivere in un ambiente salubre. Allora, una prima considerazione, io ancora attendo la risposta scritta dell'ultima interrogazione. La seconda considerazione è che, avendo saputo oggi dall'incontro del sindaco, dell'assessore Vasco, dell'assessore Fisicaro, che si sono legati a Palermo, che non si tratta di Grotte San Giorgio, ma di quella immediatamente di fronte, che è il territorio di Catania. Ora, innanzitutto volevo chiedere al Presidente che, dato che questa comunque, anche se è il territorio di Catania, c'è lo stesso principio che io la discarica, o la fanno sul mio marciapiede, o la fanno nel marciapiede della strada opposta, comunque sempre vicino a casa mia, e quindi in ogni caso qualcosa mi rimane o mi arriva. Posso una domanda? No, no, un attimo, io volevo chiedere al Presidente, e dato che è un argomento che riguarda tutti, di estendere la discussione all'intero consiglio, se c'è magari qualche altro consigliere che vuole intervenire. Quindi io chiedo al sindaco di illustrarci sul contenuto della riunione di questa mattina, pregando il presidente nel caso di poter reintervenire per ulteriori uno o due minuti. Grazie. Consigliere Gattisi. Al di là del regolamento, necessita consenso. E necessita che dire che l'argomento che lei ha posto all'ordine del giorno, quello che Lentini definisce l'argomento munizia, è un argomento che deve impegnare il Consiglio Comunale, a pari di tanti altri argomenti, il bilancio, i vari problemi, la pulizia, il decoro della città, le finanze, il rischio di un secondo dissesto. Sono argomenti cardini. L'ospedale, l'argomento Munizza, perché io uso molto le scatole di leggere anche dai ventinesi che noi pensiamo alla città della Munizza. Questa storia deve finire e deve finire presto, doveva finire ieri. E quindi è chiaro che su questo argomento il Consiglio si deve esprimere e per quanto mi riguarda possiamo fare anche notte. Su altro ci sono dei tempi e vi detta il regolamento su questo. Il regolamento prevede che, essendo una questione che tutti noi viviamo e sentiamo sulla nostra pelle, non ci può essere un tempo per discutere di un argomento del genere.